Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parlo di un argomento di cui non dovrei parlare, non perché non si deve fare, perché ognuno ha le sue competenze. Io sono andrologo e quindi devo dedicarmi chiaramente a tutta la parte anche endocrinologica che si occupa di andrologia e quindi anche su quello che è la sfera degli ormoni sessuali. Oggi vado un po' oltre e quindi tocco un po' qualche argomento che sfocia un po' più forse sulla neurobiologia ed è giusto che ogni specialista, se deve appunto esporsi, lo faccia con le giustissime competenze. Io su questo argomento non ho le competenze, però sono argomenti che mi piacciono e quindi mi permetto di condividerli con voi, anche pronto e aperto a dei confronti, specialmente con dei colleghi che si occupano in maniera più elettiva di questi argomenti. Il punto di partenza è banale, il classico asse soppresso. Sia in pazienti con cui mi confronto in TRT, in terapia ormonale sostitutiva, e magari faremo un video proprio dedicato a questo tipo di trattamento, come anche, non ce lo nascondiamo, ci si può confrontare con atleti che hanno deciso, atleti o persone sportive che hanno deciso di propria volontà e spontanea volontà di assumere farmaci anabolizzanti. L'utilizzo di molecole esterne, chiaramente nell'organismo, va sempre a sopprimere la produzione endogena. Questo è ben chiaro perché ci sono degli equilibri sottili e veramente fantastici. Più si studiano e più ci fanno capire quanto sia complesso l'equilibrio del nostro organismo, anche a livello biomolecolare. Ci sono questi meccanismi di regolazione. Conosciamo tutti il fatto di quando assumendo una sostanza di tipo, chiamiamola anabolizzante, si venga a arrestare o a ridurre la produzione endogena. Cosa succede? Di base, ad esempio, parliamo del maschietto, il testosterone, ha un'azione inibitoria sui due organi principali, diciamo a livello cerebrale, che sono responsabili dello stimolo alla produzione, che sono l'ipotalamo e sotto di esso, molto vicini, la ipofisi, che ha numerose funzioni. Oggi parliamo degli ormoni sessuali. Allora, cosa succede? Che alcune sostanze anabolizzanti e non aromatizzanti, sappiamo ormai tutti cosa vuol dire, nomi commerciali, Primobolan, il Mesterolone, il Provinon, agiscono essenzialmente a livello dei recettori androgeni di queste ghiandole, essenzialmente a livello ipotalamico, riducendo quindi il rilascio di GnRH, che è la molecola, chiamiamola così, che produce l'ipotalamo per stimolare l'ipofisi a produrre LH ed FSH, le due gonadotropine che poi stimolano il testicolo, l'LH, le cellule dell'Leydig per produrre testosterone, l'FSH, le cellule del Sertoli per indurre e mantenere la spermatogenesi. Ne parleremo poi magari in futuro in maniera molto più dettagliata. Alcuni altri anabolizzanti tendono ad aromatizzare, quindi producono estrogeni e che vanno quindi a inibire i recettori per gli estrogeni presenti molto anche a livello ipofisario. Quindi ricordiamo anche quanto la soppressione estrogenica sia quasi 200 volte più potente della soppressione sui recettori per gli androgeni. Ecco perché di default in alcune percorsi sportivi vengono inserite inibitori delle aromatasi per impedire un'eccessiva aromatizzazione, anche se questo approccio così di default è sbagliato perché sappiamo anche quanto a certi livelli di estrogeni siano indispensabili per amplificare e per migliorare gli effetti del testosterone, quindi mai usare di default alcuni protocolli. Poi di base non andrebbero utilizzati questo tipo di farmaci per le prestazioni sportive. Come medico ogni tanto lo devo ricordare. Ancora di più, molecole che vanno ad agire sui recettori progestinici, come ad esempio molecole che intrinsecamente hanno caratteristiche di tipo progestinico. Nandrolone, trembolone, vanno a sopprimere i recettori progestinici a livello ipofisario, quindi non come le prime molecole che vi ho nominato andando a inibire il rilascio di GnRH a livello ipotalamico, ma addirittura si dice down regolando i recettori ipofisari, i recettori estrogenici per alcune molecole e anche progestinici per questi anabolizzanti semiprogestinici che quindi agiscono down regolando sui recettori androgenici e sui recettori progestinici. Ecco perché la soppressione dell'asse nell'utilizzo di alcune molecole come il trembolone o il nandrolone è sicuramente più sentita, più presente e più pesante.
Ricordiamo che quando parliamo di atrofia, noi intendiamo spesso l'atrofia testicolare, ma c'è anche un'atrofia ipofisaria, perché i recettori per il GnRH a livello ipofisario vengono a essere inattivi, inutili, per cui poi una soppressione eccessiva porta anche a un'atrofia di una porzione della ghiandola ipofisaria. Senza mettervi in confusione, qual era il messaggio di oggi? Chiaramente ecco quella che è la finalità di impedire che questo asse tenda ad arrestarsi, ed ecco l'abitudine, ad esempio, di inserire il gonasi, che ha un'azione simile LH. Il gonasi agisce a livello testicolare, stimolando le cellule dell'Leydig, però di contro ha un'azione soppressiva, è un LH, quindi un'azione soppressiva a livello comunque dell'asse superiore, ipotalamo ipofisario. Quindi anche di per sé l'uso di LH, tutto sommato, è un aiuto per impedire l'atrofia, oppure in una PCT serve solamente a impedire che decada immediatamente tutto il lavoro che è stato fatto. La PCT serve a questo, la PCT non riattiva l'asse, cerca di mantenerci a galla, no? E quindi l'utilizzo del clomifene, del gonasi, del tamoxifene come antiestrogeno è solo per minimizzare gli effetti della perdita dello stimolo esterno e cercare di aiutare il testicolo a produrre testosterone, ma al loro stacco l'asse comunque non è che è stato riattivato, l'asse si deve riattivare da solo. L'obiettivo di questo video era parlare di una particolarità, nel senso che se parliamo di recettori di tipo androgenico, ecco che in effetti esiste una particolarità che personalmente fino a molti anni fa non conoscevo. La soppressione sui recettori androgenici non avviene direttamente, nel senso che la molecola, chiamiamola androgena, diciamo testosterone per capirci, non agisce direttamente sul neurone che poi produce il GnRH, che ricordo poi è la molecola che stimola l'ipofisi. Esiste un mediatore che fa questo, una sorta di postino che porta il messaggio. Essenzialmente queste molecole, che sono più di una, sono dei peptidi neuroendocrini. La sigla in inglese è OP, peptidi endogeni, di tipo oppioide, e agiscono su recettori U, K ed S, e sono rispettivamente la beta endorfina, che è poi quella che ci riguarda, la dinorfina e l'encefalina, ossia questi peptidi e oppioidi agiscono, sono loro i mediatori, sono loro che portano il messaggio al neurone che produce GnRH dicendogli di lavorare di meno, stimolati a loro volta dalla molecola di androgeno. Ecco che quindi e alcuni autori, ma già negli anni passati, hanno proposto di inserire molecole che vadano a inibire questo messaggio negativo del peptide e oppioide. Se io blocco, siccome abbiamo detto che in questo caso il messaggero più importante è la beta-endorfina che va sui recettori U, chiamiamoli oppioidi, se io blocco il recettore U oppioide, non ci sarà più la stimolazione di questo messaggero che porterà un messaggio di blocco al neurone che produce il GnRH, per cui il GnRH continuerà a essere prodotto, malgrado esista, diciamo, nelle vicinanze il testosterone che prova a bloccarlo, perché io impedisco la comunicazione, diciamo, fra testosterone e neurone che produce il GnRH, perché in mezzo c'è questo peptide oppioide che noi blocchiamo perché ne blocchiamo la sua attivazione. Noi agiamo sul recettore U. Quindi inseriamo questa molecola che è il naloxone, che viene l'unica via di somministrazione iniettiva, come esistono anche dei farmaci per os, i suoi derivati, chiamiamoli come il naltrexone o il nalmefene, che possono essere assunti anche per os. Quindi in questo modo noi blocchiamo l'inibizione ipotalamica dell'utilizzo dell'androgeno. Allora, è chiaro. Questi video non sono fatti a sostegno di così, alimentare le terapie o percorsi farmacologici nello sportivo. Sono video informativi che a tutti noi fanno capire di come sia complesso il mondo e di come poi non sia tutto così immediato e così facile, e quindi anche inutile appoggiarsi a protocolli di ciclo e di PCT come se, diciamo, conoscendo due o tre parole, due o tre farmaci sia tutto gestibile. È un meccanismo complicatissimo. Chiaramente queste molecole di cui oggi ho parlato vengono utilizzate in terapia per quelle che sono le soppressioni dell'asse nell'utilizzo di oppioidi, anche di droghe, quale anche la cocaina, l'eroina, come anche l'alcol in eccesso ha un'azione soppressiva sul GnRH. Ecco che qui quindi si entra in medicina,
perché queste molecole vengono utilizzate proprio per bloccare i recettori oppioidi. Però poi vediamo come tutto si interfaccia anche nella chimica e vediamo però come la chimica può alterare in maniera seria un meccanismo neuroendocrino molto importante. Mi fermo qui, mi scuso con chi è competente di questi argomenti per aver azzardato, ma insomma per me è un motivo anche di stimolo e può essere un motivo di studio per tutti noi. Con questo vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, scusate il video un po' più grosso, ma quando non si è padroni della materia non si ha quella immediatezza nel trasmettere il messaggio, mi scuso, e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti.